Io stavo pensando, noi creiamo in effetti l'editoria audiovisiva, il supporto fisico, partendo da quello che era la videocassetta, che ovviamente non aveva elementi digitali e quindi era limitata. Ma l'audiovisivo in effetti crea, perché crea, taglia le scene, quindi ti fa trovare delle scene che ti interessano. Ti conserva totalmente la lunghezza della pellicola, non toglie nulla, cerca la qualità e poi ci sono i sottotitoli, ma sono i sottotitoli per non udenti, non sono sottotitoli qualunque, perché i non udenti devono anche sentire se c'è un rumore, se c'è una parola che non viene detta in modo chiaro. Quindi, in effetti noi creiamo anche noi delle opere, sono delle opere audiovisive che vengono create, vengono conservate perché e vengono anche protette, perché voi non avete idea di quante persone ci scrivono e ci chiedono di film che avevano visto e che non vedono mai più, perché in effetti anche il digitale, che oggi comunque sia sostituito abbastanza long video, infatti long video è dormiente, poi ne parlo un momento, ma dura un periodo, dopo quel periodo non, se uno lo vuole rivedere non lo trova e quindi lo cerca da altre parti. Allora l'importante è stato per noi anche, ma tutti quanti, sto parlando proprio degli video e degli editori audiovisivi che si impegnano tutti moltissimo, di andare anche a cercare quelle opere, quindi pubblicare anche ciò che non è tanto commerciale, perché serve anche quello per divulgare e per insegnare, perché a volte ci sono dei documentari che ti possono insegnare cose importanti che altrimenti non sapresti, non vedresti. Ti danno la conservazione del cinema, ti danno tutto, cioè il supporto fisico è come il libro, è un supporto che tu ti porti a casa, ti metti nella tua videoteca e lo vedi come quando vuoi, tenendo conto, peraltro, che questo supporto serve alle scuole, perché molte scuole usano comunque sia dei film per diffondere anche pezzi di storia proprio che sono da raccontare. Guardate, io questa cosa la devo dire perché mi è sempre sulla punta della lingua e non riesco ad avere il caso Mattei Dell'Eni. Allora, noi abbiamo un film che racconta la storia di una industria italiana internazionale e non è possibile trovare diritti per pubblicare un DVD, un 4K, perché noi adesso abbiamo anche l'evoluzione tecnologica, no? Quindi non che l'innovazione si è fermata da noi, è passato dal VHS al Blu-ray al 4K, quindi man mano non so se arriverà al 10K per così dire, però c'è, e noi non riusciamo ad avere dei diritti a volte, questa è una cosa che è abbastanza limitante per qualcuno che crede nella diffusione di quei titoli che sono dei titoli di film creati da qualcuno con evidentemente anche uno scopo preciso e che non si riescono a vedere. Sì, io E mi questa è una permetto cosa. di puntualizzare per dei colleghi giornalisti in sala, questo non è soltanto un afflato, No, diciamo, non è proprio un così, è anche un esempio, è un modo per esempio, proteggere delle per pellicole che carità. altrimenti andrebbero distrutte. Ci sono dei film Esatto. nell'archivio in qualsiasi grande archivio ci sono dei film o dei documentari che sono cosiddette opere orfane, l'Unione Europea ne ha Esatto. parlato, che se non, qualcuno non fa nulla, un domani non ci sarà nulla da tutelare perché andranno perdute, pur di non accedere a quel negativo, quindi è un'opera No, beh, importante che questo tutela la è, memoria. però questa è la memoria. Io infatti dicevo prima a Giampaolo Letta che ho un'idea che in realtà il long video è il valore della memoria, perché tu da là vai a tirar fuori qualcosa che hai in mente, qualcosa che ti è rimasto, qualcosa che vuoi insegnare. Ma
non servono solo i singoli impegnati, perché ci sono delle commedie. Io poi non, adesso non vado avanti a dire i titoli, perché sennò mi bacchetti, quindi sono anche delle commedie, che sono delle commedie che insegnano moltissimo. Quindi a un figlio, a un nipote, tu puoi dire: guarda, questa è una situazione che c'era, che ne so, negli anni 60, negli anni 80, oggi è così, però è per fare dei percorsi che altrimenti non li hai. Non ma ci se sono. Metti su un sito pirata e poi parliamo noi con Max Capitani? No, quello lo sa bene Federico, come c'è YouTube, e noi abbiamo... C'è già. Si chiama YouTube, questo lo dico e non me ne frega niente perché è vero, e noi abbiamo Federico che dando i titoli fa togliere i film piratati su YouTube. Quindi allora sto dicendo questo perché, e perdonatemi anche perché io non ho ancora preso in realtà possesso della presidenza, per così dire, ma sono discorsi che io facevo anche prima, ce li ho sempre fatti, perché è un mercato nel quale credo, è in grandissima sofferenza, nel senso che comunque le piattaforme e il disinteresse comunque dei ragazzi, se noi non cominciassimo in un modo o nell'altro a interessarli, e quindi è un settore in grande sofferenza. Io vedrò quello che potrò fare, farò il massimo, e lo dico qui perché è vero. Il problema è che noi dobbiamo sensibilizzare tutti quanti, anche i produttori, le associazioni e tutti, perché possa tornare a vivere un settore che effettivamente anche ai giovani può servire. Cioè può servire per imparare, per capire e per sapere quello che accade. Questo è.